per favore. Un momento dedicato alla pena. Direttamente da Manduria, Don Andrea Masfranc. No, fantastico. Io vi amo, cazzo, vi amo. Dalle lettere di Roccotano alle ungheresi. Vi esorto, sorelle, ad offrire il vostro corpo nella carità e nella misericordia a chiunque come quotidiano sacrificio. Siate premurose con il presente e promiscue con il prossimo. Accoglietelo a braccia aperte, senza futili riluttanze. Non tiratevela pensando che sia d'oro, non durerà. Svergognatevi e donate lui ogni vostro foro, vi piacerà. Il glabro guerriero libererà ogni vostro anfatto dalle ragnatele della maldicenza che ha intrappolato la vostra libido. Oh Cristo, vergognati! Inginocchiatevi innanzi a lui, a mani giunte, afferrate il pelato e turgido generale senza elmo e annuendo a bocca aperta rendete grazie alla sua gloria. Io mi converto, cazzo! Benedette siano coloro. Dell'amore, perché ad esse verrà concessa eterna grazia. Non fermatevi mai per quanto sia possibile. Datela a tutti! Zio Rocco. Evviva la Chiesa, cazzo! Aspetta, per favore. Se qualcuno gli vuol bene, trovi un astuccio per il suo bene! A lei, padre! Oh Cristo! Corpo di greba. Ascoltami, oh Signore, sento in me un gran dolore. Appena apro il giornale, mi viene voglia di pregare. I giorni sono offuscati da una marea di peccati. Tante notti sono vissute spendendo soldi in prostitute. E chi non le può pagare? Se dovrà più fare, ti prego mio Signore, non guardarmi in modo bieco. Io sto correndo il rischio di diventare cieco. Ti prego fai qualcosa e non dirmi di star zitto. Io non avrò mai una sposa,
ma son sicuro che la figlia di Mirko, la figlia di Mirko, so che il tempo passa e ci stiamo facendo sopra salone e un altro come cammini. Questa donna sarà per me, sono la causa dei miei mali, perché più sei gaiole di me, ci sta solo nuovi danni. Con tutte queste sniacchere che per me sono solo amiche, io sto correndo il rischio di morire di peritonite. Prego fai qualcosa, perché mi sento così afflitto. Bravissimo! Cosa? La guerra, la guerra.